Dimmi. Va bene. Se è urgente, ci mancherebbe. Sì, tu vai, non preoccuparti. Ci penso io a chiudere. Salve, prego. Ci diamo del tu, no? Come stai? Mi ha detto che era urgente, ma non pensavo fossi tu. Diciamo che mi fa piacere rivederti, nonostante. Esatto. Quindi hai bisogno di un massaggio al collo. Non va, eh? Lo so, i momenti di tensione sono i peggiori. Adesso mi dici, aspetta. Sì, poi registro tutto alla fine, solo per tenere traccia dei problemi. Quindi mi dicevi, hai la zona del collo tesa, proprio il collo, fino alle spalle, ho capito. È proprio una tensione generica. Addirittura degli antinfiammatori. Guarda, con i massaggi dovresti risolvere senza medicinali. Qualche sforzo? Assolutamente. Allora, immagina una delle posizioni peggiori per la nostra schiena, ma in particolare per la parte alta della schiena, quindi per le spalle, per la cervicale, il collo, una delle peggiori posizioni è proprio quella con la testa in avanti che tendiamo ad avere. Quando siamo al computer, per esempio, o quando siamo chini a scrivere e a leggere, bisognerebbe stare sempre in posizione abbastanza dritta, vedi, con la schiena dritta e mai incurvati così o con la testa in avanti. Ma è un vizio che abbiamo praticamente tutti. Ci penso io, ora ti sciolgo tutto. Quindi hanno proprio una tensione anche fino alle spalle. Ti prometto che smetterai con gli antinfiammatori. Non fa bene. Mettiti pure a tuo agio. Cuscino termico è caldo, l'avevo previsto per me. È sterilizzato. Adagiarlo dietro il collo, intanto che io comincio a preparare tutto quello che mi servirà, ok? Non è bollente, vedi? Lo tocco. Lo lascio qui, pensaci tu. Calma e relax. Adesso saranno dei minuti solo per te. Goditeli. Ci siamo.
semplicemente a spruzzare la zona, ok? Quindi puoi voltarti a pancia in giù. Bene. E prepara la zona, prepara la zona ad assorbire l'olio, va per il massaggio, ok, sta asciugando, tutto asciutto. Adesso passiamo all'olio. Lo agito leggermente. Rilassati, distendi tutti i muscoli.
lasciati.